finalmente Teramo si dota di un regolamento per quanto concerne, insomma, i matrimoni e anche le unioni civili. Sì, finalmente, come detto, il Comune di Teramo si dota di un regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili. È un regolamento importantissimo, proprio più che altro da un punto di vista umano, perché con esso andiamo ad aprire a tutti i luoghi più cari dei teramani. Il matrimonio è un evento particolare della vita di ognuno di noi e proprio per questo motivo già nel corso di del tempo questa amministrazione aveva aperto a luoghi importanti come il Castello della Monica e la Villa Comunale. Non da ultimo quest'estate ci sono stati diversi matrimoni celebrati lì, proprio perché noi teramani abbiamo bisogno, oggi soprattutto dopo questo lungo periodo di pandemia, di riappropriarci di spazi intimi, di spazi che noi tutti consideriamo gli spazi del nostro, i luoghi del nostro cuore. Ecco, con questo regolamento un po' tutti i luoghi, gli spazi all'aperto, pensiamo che so, per esempio Viale Mazzini, Tigli, qualsiasi luogo, qualsiasi piazza, ecco, potrebbe essere un luogo dove celebrare il matrimonio, questo è il senso? Certo, io penso per esempio al Teatro Romano, penso alla Fonte della Noce. È chiaro che però tutti questi luoghi non sono anche di appannaggio di altri servizi, come per esempio il polo museale. Di conseguenza abbiamo pensato di condizionare la celebrazione del matrimonio nel giorno e nell'ora richiesta dagli sposi anche alle esigenze di servizio dei vari uffici. Questo proprio perché per garantire maggiore disponibilità e maggiore apertura alle esigenze degli sposi di tutti i teramani. Ecco, con l'emendamento inserito comunque questa mattina, adesso si dà la possibilità, c'era anche prima, però diciamo che questo emendamento rende ancora più chiaro il fatto che ci si può sposare anche il sabato e la domenica. Sì, sostanzialmente c'è stata questa diatriba su un articolo del regolamento che nella sua stesura iniziale parlava in via ordinaria, si possono fare. È chiaro che quando si parla in via ordinaria non c'è l'esclusione, bensì si dice che nella normalità si può celebrare il matrimonio in quelle date, in quei luoghi. È chiaro che però veniva demandata alla Giunta poi l'autorizzazione, chiamiamola così, per celebrare il matrimonio e l'unione civile, costituire l'unione civile anche in altri luoghi e in altri orari. C'è stata questa richiesta da parte anche e soprattutto della maggioranza e anche dell'opposizione, e quindi si è emendato il regolamento contemplando una formula più chiara del luogo per quanto riguarda il luogo e per quanto riguarda gli orari. Quindi anche il sabato e la domenica anche il sabato ci si può sposare. Si può fare anche più di un matrimonio al giorno, perché c'era anche quella. Allora, diciamo, si può fare anche più di un matrimonio al giorno. È chiaro che si deve vedere anche la disponibilità degli uffici, perché comunque il matrimonio può essere celebrato. Deve essere celebrato anche alla presenza dell'ufficiale di Stato civile, quindi si deve fare un discorso molto più ampio, per questo che viene demandata alla Giunta la programmazione di questi eventi. Ecco, praticamente, quindi poi un'altra novità, credo, che ogni cittadino con un'autocertificazione può essere delegato dal sindaco a celebrare il matrimonio? È una disposizione sostanzialmente di legge, però nel corso del tempo, però Teramo non ce l'aveva, nel Comune di Teramo si è andato avanti con delle prassi, degli usi. Con questa disposizione che abbiamo inserito nel regolamento diamo l'autoregolamentazione del sindaco facendo presentare a chi vuole celebrare il matrimonio una documentazione, un'autocertificazione, che quindi se nell'autocertificazione viene contenuta una dichiarazione falsa, è chiaro che si commette un reato, quindi sostanzialmente si deve stare anche attenti a scriverla. Con questa disposizione anche per esempio il miglior amico dello sposo o della sposa può celebrare il matrimonio. Ecco, questo non, comunque anche se per legge c'era non si è mai fatto a Teramo, sì, quindi una novità. È una norma, quella nazionale, molto scivolosa in realtà, perché se si va a leggere bene, è
è un po' ambigua. Con questa disposizione abbiamo cercato di chiarire qual è la regola con cui il sindaco, perché il sindaco che delega, c'è una domanda che esattamente si delegherà chi viene scelto dagli sposi per la celebrazione del matrimonio. Però poi qui c'è la tempistica che è stata messa in discussione: 30 giorni sono pochi, meglio 60. Per il momento ci teniamo i 30 giorni. Ma 30 giorni credo che siano sufficienti, anche perché quando è la pubblica amministrazione che richiede un certificato, come in questo caso, a un'altra pubblica amministrazione, i tempi sono molto più contenuti rispetto a quelli previsti della richiesta da parte di un privato.